Buongiorno a tutti, il mio nome lo sapete, io sono qui per darvi un paio di informazioni sull'azienda Autovest. Sono sicura che la maggior parte di voi conosce o ha già utilizzato i nostri prodotti, per cui non sarà certo una presentazione di tipo tecnico, sono solo un paio di informazioni su che cosa facciamo e cosa facciamo a livello mondiale e quali sono le novità che portiamo ogni anno ai nostri partner e ai nostri clienti. Io sono molto contenta di essere qui oggi, mi è piaciuta tantissimo la presentazione di Giuseppe e credo che sarà una mattinata utile e anche divertente, perlomeno lo spero per tutti voi. E queste iniziative per Autodesk sono molto importanti, noi lavoriamo con i nostri partner da più di 30 anni e credo che sia veramente bello quello che siamo riusciti a fare insieme, perché si tratta veramente di una partnership e in questa partnership Prismatech riveste un ruolo molto importante, perché come vedrete anche nel corso della mattinata Prismatech si sta muovendo in una parte molto innovativa del mercato e questo per noi è un punto d'orgoglio, perché raggiungiamo i clienti attraverso i nostri partner e quindi attraverso il nostro canale. Fine della presentazione. La mia presentazione è molto corta, era una sola slide, diciamo la copertina, adesso possiamo passare alla parola. Arriva. Questo no? Sì. Ok, già il filmato che abbiamo mostrato vi ha dato un'idea di quello che è il motore Autodesk che gira all'interno di una molteplicità di prodotti. In realtà ci muoviamo su diversi mercati e diamo una mano dal punto di vista tecnico alle persone che fanno design, che fanno creatività e anche a tanti privati che hanno iniziato a scaricare le nostre app dal web e sono app per, anche per il game, per il 3D. E quindi è molto bello il concetto che Autodesk sia un catalizzatore della creatività individuale e nel business. Siamo nati 30 anni fa, c'era un unico software che era AutoCAD e viaggiava su quei dischetti che forse qualcuno di voi ancora ricorda come supporto ottico, molto carini i floppy, quelli che sembravano un cartoncino. E oggi ci sono più di 100 milioni di utenti di prodotti Autodesk che offre veramente un portafoglio integrato di moltissime varietà di prodotti su tanti mercati. Noi abbiamo circa 150 prodotti voci diverse, quindi sono veramente tanti. Il bello di Autodesk è che non si è mai fermata e negli ultimi anni ha fatto delle acquisizioni, ha comprato sia prodotti che aziende e per quei prodotti acquistati non ha mai smesso di svilupparli, per cui dopo averli acquistati abbiamo continuato a portare avanti la tecnologia del prodotto per offrire ai nostri clienti sempre un prodotto migliorato. Ecco, noi parlavo di appunto ricerca e sviluppo, Autodesk investe ogni anno 500 milioni di dollari in ricerca e sviluppo dei propri prodotti, in collaborazione con una serie di designer, sviluppatori e ottenendo feedback dagli utenti finali sul modo in cui i prodotti possono essere migliorati. Credo che questo sia importante perché vogliamo che i prodotti siano non solo tecnicamente molto avanzati, ma profilati per la persona che li deve usare, ma che anche siano sviluppati su quello che veramente il mercato richiede, okay? Dando una risposta tecnologica alle esigenze di domani. Per questo diciamo che guardiamo verso il futuro, ovviamente non abbiamo potuto ignorare il cloud, nella nostra offerta sono già presenti servizi cloud based,
e servizi che si muoveranno verso un acquisto dilazionato nel tempo dei nostri software, che permettono alle aziende di fruirne in maniera immediata, avendo un costo fisso molto più dimensionabile rispetto a un acquisto immediato. Credo che la capacità tecnica che c'è in questa stanza sia molto superiore a quello che posso dirvi io rispetto alla nostra offerta tecnica. Sappiamo, Giuseppe ne ha già parlato, del digital prototyping, che è uno degli elementi essenziali dell'offerta di Autodesk. Abbiamo poi il Building Information Modeling e una parte che è stata utilizzata anche per il montaggio del video che avete visto, che è il Digital Entertainment Creation. Quindi noi sviluppiamo prodotti sia per il mondo games che per il settore cinematografico, e una serie di prodotti appunto che permettono di fare un post-produzione molto tecnologicamente avanzato, e magari farò avere attraverso Prismatec un filmato molto carino che fa proprio vedere come nella parte di post-produzione cinematografica i prodotti Autodesk siano ampiamente utilizzati e vincono ogni anno molti awards. Ecco, queste sono alcune delle utilizzazioni dei nostri prodotti nel settore dell'ingegneria, costruzione e architettura, quindi questo è un esempio dell'utilizzo di un altro prodotto. Questo è il BIM, di cui oggi non andremo a parlare, ma c'è talmente tanta competenza nel nostro partner Prismatec che se qualcuno fosse interessato trovate sicuramente persone adatte a risolvere tutti i vostri dubbi e rispondere alle vostre domande. E il settore manifatturiero, che è quello di cui parleremo questa mattina, che è uno dei più importanti per Autodesk, per noi è un mercato fondamentale e al quale teniamo in modo particolare perché è quello che ha costruito la nostra storia. Ed ecco la prototipazione digitale, vado un po' veloce. Il media and entertainment è un settore al quale Autodesk è molto affezionata perché la maggior parte dei produttori cinematografici e di games utilizza i nostri prodotti. Sono prodotti che abbiamo sviluppato per il settore verticale della cinematografia, ma poi vengono anche utilizzati da utenti finali attraverso le app che abbiamo messo disponibili sul nostro store, e per cui anche chi vuole sviluppare il proprio gioco o fare a casa il proprio film può provare ad utilizzare i nostri prodotti. Questo è molto bello perché parla di una diffusione anche a livello hobbistico dei prodotti Autodesk, che sono sempre stati concepiti un po' come un prodotto verticale e molto tecnico. Invece vogliamo entrare anche nell'utilizzo quotidiano delle persone che fanno i loro video. Ecco, i clienti utilizzano la nostra tecnologia, alcuni in settori particolarmente tecnici, ce ne sono altri che stanno iniziando ad integrare la tecnologia Autodesk perché siamo sempre più estesi e diversificati nel nostro mercato. Molto importante la pianificazione del flusso di lavoro e la previsione della performance, quindi anche nell'ambito della progettazione. E visto che abbiamo parlato di social networking, di piattaforma cloud, tutti i prodotti Autodesk stanno lavorando e sono già pronti per essere utilizzati nell'ambito di una multicanalità, quindi sia sul cloud che con collaborazioni di utenti multipli che lavorano sullo stesso progetto. Questo è molto importante, specialmente se le location di elaborazione dei vari progetti sono diverse e c'è necessità che tutti lavorino sullo stesso tipo di progetto. Questo è il nostro network,
Autodesk impiega 7200 persone, che sono tante, è un'azienda quindi di medie dimensioni, in 95 location mondiali, quindi siamo diffusi in tutto il mondo. I partner di canale sono la nostra, il nostro modo di raggiungere i clienti finali, e il modo in cui Autodesk è disponibile a tutto il mercato, solo e soltanto attraverso i partner di canale. E ci sono poi dei training center autorizzati dove si può imparare ad utilizzare al meglio i nostri prodotti. Ecco, questo muro di prodotti serve a rappresentare il fatto che sono tanti, ce n'è uno per ogni singola esigenza strutturale, organizzativa, di impiantistica, di design, di progettazione. E, come dicevo, prodotti estremamente diversificati che sono stati uniti in suite. Quindi recentemente Autodesk ha deciso di, accanto alla disponibilità del prodotto singolo, alcune volte unirli e fare un'unica scatola, un unico pacchetto con un risparmio dei costi, perché anziché l'azienda dover acquistare ogni singolo prodotto, ecco che sono state fatte da centinaia e centinaia di prodotti delle suite, ciascuna per il suo settore di utilizzo, che contengono al loro interno diversi prodotti, ovvio tutto vantaggio dell'economia per un'azienda. Queste suite sono integrative di tutto quello che serve per la progettazione, e mi piacerebbe che, se qualcuno è interessato ad avere informazioni su cosa contiene una delle suite, potete fare riferimento ai commerciali di Prismatec che sono presenti in sala. Ecco, due parole sul cloud. È un fenomeno che, per il quale Autodesk si prepara già da tempo. Il nostro servizio clouding dà la disponibilità di 25 giga online e una serie di servizi aggregati per utilizzare in ogni luogo il prodotto. In realtà serve e serve sempre di più. Vi faccio un esempio: questa presentazione io l'ho salvata sul cloud, non ho dovuto mandarla via email a nessuno, anche perché avrei mandato 25-30 mega di email, e quindi il poter lavorare, fare commenti, aggiungere osservazioni da parte di tutti gli utenti è un elemento fondamentale della collaborazione. I servizi di Autodesk 360 sono già disponibili, il cloud è in arrivo, siamo pronti, anche i nostri clienti lo sono, per cui ci prepariamo a dare le risposte più opportune. Ecco, abbiamo visto nel filmato che i nostri prodotti si utilizzano anche in mobilità, non solo su iPad e su iPhone, su tutte le device, lavorano anche su Android. E molti dei nostri prodotti non solo possono essere visualizzati, ma anche utilizzati con le mobile device, e quindi significa che l'ingegnere che va in cantiere può portarsi l'iPad e lavorarci. Abbastanza importante. Stessa cosa con tutte le altre mobile device per la produttività. E ovviamente anche i prodotti di creatività personale e di design si possono utilizzare su iPad, anzi, se qualcuno magari ne ha già un esempio, sarebbe bello farlo, magari più tardi ve lo posso mostrare. Quindi tutti i prodotti sono pronti per essere utilizzati, infatti una serie di applicazioni di cui Prismatec è stato vincitore di un award sono già disponibili per il download su iPad. Questo award è molto importante perché dimostra come alcuni dei nostri partner, e non è una sfiorinata veramente, siano pronti all'innovazione, alla novità e a quello che ci aspetta.
E il fatto che poi queste applicazioni siano scaricate in centinaia di migliaia di copie dimostra che non solo c'è l'essere pronti a un mercato che necessariamente arriva e per cui si attende da noi delle risposte importanti, ma che già è presente e lo sarà sempre di più. In questo Autodesk sta investendo tanto, collaboriamo anche con le scuole e le università e ci teniamo ad ascoltare la voce degli studenti e ad essere pronti per preparare un futuro creativo e innovativo. Bene, qualche dato di revenue non si può non dire. Lo scorso anno, noi siamo sempre avanti, per cui il 2013 si riferisce in realtà al 2012, noi lo chiamiamo anno fiscale 2013, perché siamo talmente avanti che anche con la denominazione dell'anno... Perché chiude a gennaio. Sì, e sono cresciute a 2.3 miliardi, e, quindi più 16% delle suite, che è un risultato molto importante. Sì. Che è un risultato molto importante. E che cosa vuol dire 2,4 miliardi in cash e investimenti? Vuol dire che, visto che Autodesk è una società quotata in borsa, il fatto di reinvestire gli utili, in parte vengono distribuiti a chi ha acquistato le share di Autodesk e in parte vengono reinvestiti in acquisizioni che aumentano il valore dell'azienda e pertanto il valore delle share per tutti i nostri utenti e clienti. È stato un anno veramente buono, abbiamo portato a casa degli ottimi risultati nonostante la situazione di contrazione generale del mercato. Credo che i risultati ci abbiano premiato perché abbiamo saputo dare delle risposte, pur consci che non siano momenti di cosiddette vacche grasse, ma chi sviluppa un prodotto credendoci, innovando veramente e quindi di versione in versione cercando di migliorarlo sulla base delle richieste degli utenti e lo propone al mercato con la coscienza di chi sa che c'è la necessità di fare un lavoro e che questo lavoro sia sempre più difficile al giorno d'oggi, credo che abbia un riconoscimento proprio perché c'è un grandissimo impegno nella soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti e questo credo giustifichi il risultato che abbiamo fatto l'anno scorso e che ovviamente speriamo di fare anche quest'anno. Ecco, Autodesk ha una serie di certificazioni, questo garantisce sia ai partner che agli utenti che quando fate delle domande il personale tecnico certificato Autodesk sia pronto a darvi delle risposte. Noi abbiamo appunto il Learning Center e quindi una serie di scuole dove si insegna l'utilizzo dei nostri prodotti e cerchiamo di fare in modo che anche le persone, il personale commerciale sia pronto a dare delle risposte precise alle domande dei clienti. Per noi è importante veramente essere vicino ai professionisti, molti di noi di Autodesk vanno a visitare direttamente le aziende che utilizzano i nostri prodotti e lavorano in partnership con le aziende che utilizzano i nostri prodotti. Io non mi voglio dilungare, già perché vedo qualche faccia che dice ma quante cose che ci stai raccontando? E infatti ho finito, vi ringrazio, vi auguro buon divertimento per questa mattina e se volete qualche altra informazione sull'azienda io sono assolutamente disponibile a fornirvela. Grazie per l'ascolto.